Così considerando che nel prossimo futuro molti di questi distributori saranno chiusi perché ci saranno le macchine elettriche, ecco, questo fatto è stato confermato anche dal Presidente dell'Unione Europea proprio qualche giorno fa, quando disse che l'Europa avrà bisogno di molta energia in più e per cui serviranno delle centrali nucleari per far fronte al fabbisogno enorme che ci sarà in Europa di energia elettrica senza dipendere totalmente dal gas che proviene dalla Russia. Ecco, questo fatto conferma in un certo senso quello che ho già detto nelle ultime settimane in vari video, che le bollette elettriche cresceranno sempre di più a causa dell'enorme fabbisogno di energia elettrica che sarà sempre più cara, mancando appunto un rifornimento diretto come le centrali nucleari. Ecco, come ho sempre sostenuto, basta usare la testa per capire ciò che si deve fare prima e non dopo, cioè rifornirsi di energia elettrica sufficiente per poter rifornire tutte le macchine che andranno ricaricate con elettricità. Ecco, i fatti parlano. Distributori a benzina, a diesel, via dicendo, che si chiuderanno, mentre sorgeranno centinaia e migliaia di colonnine che distribuiranno dell'A2A, che distribuiranno energia elettrica qua a Milano e così sarà per ogni altra parte d'Italia, d'Europa e del mondo. Già, è indispensabile avere energia elettrica a sufficienza per poter soddisfare il bisogno di tutti, soprattutto senza far crescere le bollette, come avverrà anche alla fine e all'inizio dell'anno nuovo. I fatti parlano. Se ci saranno milioni e milioni di macchine elettriche, ci sarà bisogno di tantissima energia. E l'Europa, come ha detto il Presidente della Commissione europea, avrà bisogno di nuove centrali nucleari o, meglio dire, più sicure di quelle che c'erano prima, al posto di comprare energia elettrica da quegli stati, soprattutto la Francia, che vende energia ricavata dalle sue centrali nucleari. Bisognava pensarci prima e le bollette non sarebbero cresciute come sono cresciute e come continueranno a crescere nel prossimo futuro.